Ragazzi, bentornati, bentornati sul canale dello Chef Carl. Allora, anche oggi facciamo una bella ricettina. Oggi facciamo una bella ricetta dedicata ai vegani e ai vegetariani, in modo che, insomma, tutti quanti possono avere una bella cucina gustosa senza fare discriminazioni. E quindi oggi faremo delle quenelle di patate con una bella crema di zucchine aromatizzate con delle foglie di menta. Veramente una bella ricetta che mette d'accordo vegetariani, vegani, e sono ingredienti anche piuttosto semplici perché, insomma, sappiamo tutti che in questo momento stiamo vivendo una situazione di quarantena, rimaniamo a casa il più possibile perché comunque è importante diminuire il contagio. Quindi usiamo anche dei ingredienti semplici in modo da non muoverci troppo a ricercare ingredienti troppo particolari, ecco. Quindi anche oggi facciamo la nostra panoramica sugli ingredienti che andremo a utilizzare. Prego, cameraman. Abbiamo due patate, una zucchina che qua vediamo le bucce delle zucchine che ho pelato. Erano tre zucchine che ho pelato, che ci servirà per fare la nostra crema di zucchina. Però ovviamente le altre zucchine che non utilizzo in questo piatto le ho tagliate a rondelle, le utilizzerò poi per un'altra ricetta che farò stasera, una pizza di grano saraceno. Quindi qua abbiamo le nostre bucce delle zucchine, di ben tre zucchine. Abbiamo della cipolla bionda, le foglie di menta, abbiamo timo e rosmarino come erbe aromatiche, l'olio e il sale. Ho messo a riscaldare del brodo vegetale che ho preparato ieri sera, che ci servirà per andare a bagnare le patate e insaporirle. E niente, quindi andiamo a vedere quali sono i procedimenti di questa ricetta. Ragazzi, prendiamo le patate, le andiamo a tagliare il più sottile possibile, perché più le tagliamo sottili e più ci metteranno poco tempo a cuocere. Quindi cerchiamo di fare delle fette abbastanza sottili. Andiamo lentamente, se non vogliamo tagliarci le mani, perché insomma qua siamo degli chef amatoriali, quindi non abbiamo la manualità di un chef professionista. Quindi se ci teniamo i nostri polpastrelli delle dita, dobbiamo cercare di stare lenti nel procedimento. Tanto siamo a casa, non ci corre dietro nessuno e dobbiamo rimanere a casa, quindi. Allora, ragazzi, dopo che abbiamo tagliato qua le patate così a rondelle, prendiamo le nostre erbe aromatiche che ho in precedenza lavato e asciugato. Quindi qua abbiamo del timo e del rosmarino. Andremo a fare un trito molto molto fine, ok? Che ci servirà poi in un secondo momento da introdurre mentre andiamo a cuocere le nostre patate. Quindi prendiamo i nostri rametti di timo, andiamo a togliere le foglie così. Tac. Benissimo, allora adesso che abbiamo tolto le foglioline dai rametti di timo, cominciamo a tritare in maniera molto fine le nostre erbe aromatiche. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il nostro trito di erbe aromatiche. Adesso le andiamo a inserire in questa piccola ciotolina.
cominciamo con la preparazione delle patate. Andiamo a fare un piccolo soffritto di cipolla, quindi andiamo a mettere un po' d'olio al gas. La lasciamo imbiondire, Benissimo, allora cominciamo a buttare le nostre patate, così. Le nostre erbe aromatiche. Vediamo una mescolata, veramente. Dopodiché, per evitare che si brucchi tutto, cominciamo a mettere il nostro brodo, che deve essere sempre caldo, il nostro brodo vegetale. Ecco qua, annaffiamo bene di brodo. Ok, poi nel frattempo possiamo fare anche per saporire anche ulteriormente le patate con un po' di pepe. Andiamo una cacca di pepe a chi piace, ecco qua. Poi facciamo sempre una mescolata, così nel frattempo il brodo dà sapore alle patate insieme alla cipolla, ma anche le erbe aromatiche gli danno il giusto sapore, il giusto profumo, anche perché penso che siccome ho messo il rosmarino come erba aromatica, con le patate sia un po' la morte sua. Ecco, le lasciamo andare così. Allora ragazzi, le nostre patate sono cotte, quindi adesso le prendiamo, le trasferiamo in un piatto fondo. Allora, poi questo fondo qua non lo buttiamo via, anzi lo mettiamo sempre un goccio di brodo e dopo ci facciamo saltare qualcosa. Allora, dopo che le abbiamo trasferite in questo piatto, con una forchetta cominciamo a schiacciarle. Allora ragazzi, abbiamo raggiunto la consistenza che ci serviva, che poi andremo a fare le nostre quenelle. Adesso questa pasta di patate, chiamiamola così, la mettiamo da parte e ci occupiamo di un'altra cosa. Adesso mettiamo l'acqua a bollire, ho aggiunto anche del sale, e nel frattempo andremo a fare una bella cosa. Vedete, questo è un tornio per verdure, quindi andremo a fare con questa zucchina, andremo a fare degli spaghetti di zucchina. Allora ragazzi, siamo pronti a far partire il tornio. Io non so cosa potrà succedere, però oddio, ragazzi, ho messo un trasformatore. Sembra una cosa porno. No, ragazzi, ho fatto una cazzata, sapete perché? Perché ho messo un trasformatore troppo potente. E allora lui gira troppo forte, quindi ha una velocità di avanzamento un po' troppo. Vabbè, dai.
spaghetti spezzati, chiamiamoli così, di zucchina. Adesso poi questi qua, in un secondo momento, andrò a insaporirli qua dove avevo insaporito le patate, no? Nel frattempo l'acqua sta bollendo, l'ho antisalata quest'acqua, andiamo a mettere le nostre bucce di zucchina, che andremo a dargli proprio una sbollentata veloce, eh? Poi qua ho preparato dell'acqua parecchio fredda, così riusciamo a mantenere il colore. Allora le togliamo dal fuoco. Qua in acqua fredda. Così fermiamo il colore. L'ideale sarebbe avere l'acqua con ghiaccio, ma l'acqua fredda va anche bene. Qua possiamo anche spegnere. Lasciamo qua 30 secondi, 40 secondi. Allora, adesso cosa facciamo? Tanto abbiamo fermato il colore, quindi cosa facciamo? Le mettiamo nella pentola dove abbiamo cotto le patate, così le insaporiamo bene prima di andarle a frullare. Così le giriamo un po', sembrano delle alghe. Bene ragazzi, abbiamo dato una cottura veloce, adesso le trasferiamo in questo contenitore e andremo a frullarle. Allora, abbiamo messo le nostre zucchine, bucce di zucchine, dentro il contenitore. Adesso andiamo ad aggiungere qualche foglia di menta. Questa è una cosa che va anche un po' a piacere, perché insomma non dobbiamo neanche troppo esagerare, perché poi sembra di metterci in bocca la pasta del capitano. Quindi andiamo con il frullatore. Come verde, sembra un verde smeraldo. Allora ragazzi, facciamo saltare anche velocemente, gli diamo una cottura veloce a questi spaghetti di zucchina. Che serviranno più che altro come decorazione del nostro piatto. Quindi una cottura veloce proprio, e ci vediamo subito dopo, così andiamo direttamente ad impiattare il nostro piatto. Allora ragazzi, andiamo all'impiattamento. Abbiamo mettere la nostra crema verde alla base. Così. Poi andiamo a immergere 2 cucchiai dentro un po' d'acqua fredda. Poi prendiamo un po' di prodotto, così, e cominciamo a fare questo gioco qua. Mettere i nostri spaghetti di
zucchine a questa maniera qua, così. Adesso il tocco finale. Qualche fogliolina spezzettata di menta. Sì. Cino di olio. E voilà, il piatto è pronto. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel like, che sono sempre gratis, e di iscrivervi al canale. E con questo ci vediamo alla prossima ricetta, che sarà una cosa molto 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 interessante, ma non vi anticipo nulla. Ciao ragazzi, alla prossima, da Chef Carl.